Ciao a tutti, eccoci qua di nuovo con la nostra diretta della settimana. E questa settimana siamo di giovedì, ma adesso vi faremo la sorpresa. Ogni settimana sarà un giorno diverso, perché io devo aspettare che Giacomo sia libero dal suo lavoro per farmi riprendere. Finalmente sono tornata in me, i miei cappellini, il mio trucco. Quindi stasera mi sento più a mio agio, mi sento più fresca, anche se a quest'ora ho abbassamenti di voce perché ho parlato tanto, 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 tanto oggi e quindi sono tornata e stasera il tutorial è molto, molto interessante. Allora, io prima, proprio prima di iniziare, aspetto che qualcuno di voi si cominci a collegare, magari se cominciano ad arrivare i saluti, Giacomo li può anche Teresa, leggere. buonasera, ciao anche a te, ti saluta. Ciao Terry, e quindi auguro una buona cena a chi starà già cenando e un dopo cena a chi ha già cenato e magari spero di essere meglio di un film o di altre cose che sono in Tiziana TV. Vergulti, ciao Francesca, quanto sei carina. Ciao Titti! Giulia D'Auro, ciao Francesca. Ciao a tutti, Buonasera. finalmente visto che sono tornate in me un po' di trucco e parrucco, un cappello e via, ci Lucia siamo. Colò, buonasera a tutti. Ciao Francesca, ciao Giacomo, Giuseppina Pelosi, ciao Grazie, Franci. grazie, mi stanno arrivando, bravissime, siamo anche stati abbastanza puntuali e anche se abbiamo come sempre corso perché noi abbiamo mangiato una pizzetta veloce, ma guardatemi in questo bello splendore perché da domani inizio la dieta. Quindi anche lì cercherò di tornare in forma. Anima Vesprini, ciao, che bella che sei. Questo Ciao! cappello ti dona. Grazie, grazie cara. Questo in onore della Sicilia, poi capirete anche perché. No, sì, no, stasera non c'entra tanto la Sicilia, ma questo l'ho comprato esattamente 2 anni fa, quasi di questi periodi, quando sono stata in Sicilia a fare i corsi. Stupendo, magnifico. Appena si riaprono le frontiere, preparatevi perché il mio tour per l'Italia comincia. Libro, corsi, tutto, tutto, facciamo Natalia tutto. Marlen, ciao Franci, Patrizia Bologna, buonasera. Buonasera a Ciao. tutti, Giussi Gatto. Bene, bene, che arrivano tutte, Manuela tutte, Porzi, ciao tutte. Franci, ciao Giacomo. Bene. Allora, avete visto comunque che Manuela Porzi dice: mi tenti, con la cucina? Già. Allora, molti di voi hanno recuperato la loro cucina durante il Covid, quindi l'ho pubblicata anche qualcuna ieri. Facciamo i complimenti comunque a Simonetta Vitale che ha fatto il lavorone perché ha recuperato la sua cucina che era grandissima, molto carina, così. Quindi mi sono un po' ispirata a tutte queste cose e pensando che in realtà, proprio come te, Manu, ci sono delle persone che non hanno coraggio di rinnovare la cucina. Allora, è molto più facile farla che dirlo. Certo, se avete una cucina grande e comunque la vivete, è un po' faticoso perché, che ne so, cucina mentre pitturi e togli gli sportelli e quant'altro, però è molto facile. Quindi, se avete una cucina tipo questa, che è marrone, è datata, ha 35 anni, ha 30 anni, ha 25 anni e non vi piace più, stasera vi diamo tutte le dritte per rinnovarla senza tanta fatica. Caterina Ficarra ha appena provato i tuoi prodotti, tra poco bagno nuovo. Bene, seguimi perché ci sarà la finitura, proprio quello che mi chiedevi stasera nel messaggio che mi hai inviato, che spiegherò come utilizzarla, quindi sarà l'ultima parte, quindi se ti perdi qualche pezzetto vai alla fine e stasera quindi vi farò vedere la finitura catalizzata, quindi come prepararla, che servono. Giacomo mi sta dicendo che ho il rossetto sui denti. Va bene, è il bello della diretta. Vi farò vedere come preparare la finitura col catalizzatore. Se a quest'ora perdo qualche parola, non fateci caso perché dopo aver parlato tutto il giorno e poi io quando comincia ad arrivare il caldo ho sempre un po' l'abbassamento di voce. Quindi, regola numero uno, avete una cucina moderna, lucida, datata? Non c'è problema. La vernice aggrappa su qualsiasi superficie. Avete una cucina marrone, anche sempre datata, un po' rovinata e non vi piace più?
tranquilli che non c'è problema, aggrappa dappertutto. Quindi, regola numero uno, sgrassate bene la vostra superficie. Vi ricordate che ve lo dico sempre? Sgrassate bene la vostra superficie con un normale sgrassatore, con acqua e aceto, acqua e bicarbonato, con quello che volete, purché la nostra superficie dove andiamo a lavorare sia pulita. Ok? Fino a qui tutto chiaro. Io naturalmente me la sono già pulita prima della diretta e poi opzione A, tipo la mia, potete andare direttamente col colore. Opzione B, se avete una cucina che sia con sportelli tipo in castagno, in noce e quant'altro, dovete sempre passare l'isolante. Nel mio caso non occorre, comunque io comincio perché altrimenti non arriviamo mai alla fine. Allora, io ho già sgrassato la mia superficie. Come andrò a dare le pennellate su questa anta di cucina? Ora, questa è un'anta che sinceramente probabilmente io gli farò fare un'altra morte perché non è un pezzo della cucina. Però vi consiglio di dare le pennellate sempre dallo stesso verso. Io non finirò mai di dirvi che le pennellate vanno date sempre, sempre, sempre nello stesso verso, ok? E dovete sgrassare bene, quindi. Vado, Il colore che sto utilizzando, ispirata da Simonetta Vitale, è latte di luna. Ok, io adesso parto dal centro e non so se riusciremo a finire bene tutta la l'antina perché comunque la devo asciugare, ci voglio fare lo stencil. Sicuramente metà anta la facciamo fino a mettere la finitura. Bene, mentre pitturo e do le pennellate sempre, sempre, sempre nello stesso verso, voi potete farmi le domande. Ci siamo, Giacomo. È tempo di domande. Poi inquadra anche il bancone, che secondo me è bellissimo, fatto col Santorini e con le cementine, con tutti i vari stencil. Sono tutti concentrati. Tutti concentrati perché comunque questa in teoria se mi seguono è la parte più facile che devono saper far tutti. Quindi pennellate sempre sempre dallo stesso verso e vorrei farvi notare la copertura. Guardate già con una mano che copertura che abbiamo. Io ripasso così mi viene tutta bella dritta. Ovviamente quando si ripassa leggermente. Leggermente, perché se voi per esempio aspettate 10 minuti e andate a ripassare, vi si toglie il colore, quindi mai ripassare sopra il colore che avete appena passato, a meno che non lo fate immediatamente come l'ho fatto io. Poi, pennello grande per superficie grande, pennello piccolo per superficie piccola. Mamma mia, stasera mi sento proprio bella in forza. È bellissimo comunque conclude la giornata con voi. Quindi adesso pennello numero 30 per fare il bordo. Vediamo se riescono a indovinare che colore andremo ad utilizzare stasera, Giacomo. Cristina Monaretto ci saluta. Simonetta Ciao Cristina! Vitale fa un sorriso e dice: ciao a tutti, sono un esempio. Esatto! Sei un grande esempio, anzi, hai avuto un bel gran coraggio a fare quella strepitosa cucina, grandiosa, grandissima. Quindi, forza ragazze, se avete coraggio. Vogliamo vedere trasformate le vostre cucine, ma poi che non ve le ho pubblicate tutte perché voi dovete sapere che qualcuno è più timido e quindi qualcuno non pubblica, non tutti pubblicano i lavori che fanno, ma a me magari in privato me le mandano e devo dire, mamma mia, che lavori, ma siete veramente strepitosi. Allora, Letizia Patriarca di Ciali di Gabbiano, Teresa Bonasia Santorini, e sempre Letizia Patriarca o Cenere di Seta? Chi lo sa? Potremmo fare che chi indovina vince un premio. Vince un weekend con me.
Oddio, non mi fate ridere, va. Lì diceva, già bello, anch'io voglio farlo. È facile, ragazzi, è facile. Basta un po' armarsi di coraggio. Adesso io ho anche scelto un'ante abbastanza grande, ma questa avevo. Perché dovete sapere che io spesso vado sui mobilifici e gli dico: mi puoi dare un'anta di avanzo che qualcosa ci farò? E poi mi serve per fare le dimostrazioni, le prove, i campioni. Ok. Quindi, sia che l'avete moderna, e quindi non è che per forza, siccome si chiama vernice sciabbi, dovete fare un lavoro sciabbi. No, potete fare anche una cucina più moderna. Quindi, ognuno il suo colore. Magari chi ce l'ha chiara la vuole scura, chi ce l'ha scura la vuole chiara. Dario Ratizzato dice: io voglio vincere il weekend con te. Io anche lo voglio vincere con te perché così vengo in Sicilia. Guarda Dario, questo il cappello l'avevo comprato quando sono venuta a Catania a fare i corsi. Adesso asciugo. Armatevi di un po' di pazienza, diciamo che un pochino ci mettiamo perché devo asciugare in diretta. Non ho altre ante già asciutte. Quindi chissà quanti di voi, io voglio sapere, facciamo un sondaggio, a parte chi l'ha già recuperata, perché c'è qualcuno che ha già recuperato e quindi è solo un ripasso, voglio sapere quante di voi che sono qui collegate stasera vorrebbero cambiare look alla propria cucina. Quante? Simonetta Vitale dice: sarebbe felice Giacomo, forse parlare del weekend che te ne vai via. Esatto. Volentieri con Dario, perché già li ho fatti i weekend con Dario. Tra artisti ci si intende bene, vero Giacomo? Non rispondono, quindi tutte hanno la cucina già recuperata? A tutte vi piace la vostra cucina? Teresa Beh. Buonasera dice presente per il weekend. Pensavo per la cucina da rinnovare. Teresa Buonasera, buone possibilità di vincita. Anche perché lei ha una bella location. Esatto. Quindi adesso, secondo quello che avete risposto. Francesca Mazzocchi dice: se anche io asciugo con il fono, non c'è pericolo che si sposti la pittura con aria veloce? Ma no, assolutamente. A parte che il mio e quello professionale è ancora più forte di quello che avete Questa è voi. una E pistola termica. questa è una pistola termica. Quello che se voi a casa usate quello dei capelli, assolutamente. È una vernice molto densa, quindi non si sposta con il fono. Comunque è sempre Non devi consigliabile. mettere acqua per non fartela spostare col fono. Comunque è sempre consigliabile lasciare asciugare naturalmente per una migliore Naturalmente, riuscita. per una migliore riuscita, però devi considerare che la vernice, forse a volte mi dimentico di dirlo perché lo do per scontato, ma è pronta all'uso, ok? Essendo pronta all'uso non mettiamo acqua e quindi la vernice è densa e non va Maria molto. Teresa Parelli, io ho cambiato le sedie della cucina. Bene. Adesso io do la mia seconda mano e comunque ragazze, sti giorni sono anche stanca perché tra virgolette sto lavorando per voi, non potete capire, non posso parlare perché
Ci sono due o tre o quattro novità che stanno per arrivare. E voi sapete che io prima di far uscire un prodotto e lo testo e lo provo e lo ritesto e lo riprovo e faccio le prove, lo mescolo, lo coso. E quindi ci sono due o tre cosine che stanno uscendo, a breve usciranno. Michela Montecchia chiede: vi trovo il sabato mattina per acquistare i colori? Certo che sì, però facci sempre uno squillo perché siamo un po' indietro con le consegne, tipo i Forse corrieri. siamo anche in giro per le consegne, quindi è meglio fare uno squillo. Ci Meglio fare uno dovremmo squillo essere, però. che lo trovi comunque all'inizio della pagina, c'è il mio numero WhatsApp dove mi potete scrivere e vi chiedo di nuovo scusa se qualche volta i messaggi di Messenger non rispondo. Ma voi dovete capirmi che magari sto con le mani in pasta e sento fare titi, 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 titi e poi arrivo la sera magari mi scordo. Allora vi consiglio, scrivetemi su WhatsApp perché magari mi rimane più impresso. Se non vi rispondo neanche su WhatsApp, riscrivetemi perché andate in fondo e quindi sui miei 80-90 messaggi al giorno, se andate in coda, per ritrovarvi mi ci vuole un po', ok? Teresa, buonasera, dice: io ho ancora l'armadio da fare nella mia location. Quindi Teresa, oddio, non mi far pensare a casa sua che già sogno, sono in vacanza. Teresa, sono lì, pronta. Paola Pompei, io mi sto organizzando, ho già preso il colore, parto dal tavolo, chissà che faccio tutta la cucina. Allora, io rifaccio lo stesso discorso di prima. Velocemente do una pennellata a tutto. Simona Madori chiede: io dovrei cambiare look su una porta. Posso fare la stessa cosa che fai sull'anta di una cucina? Puoi fare la stessa cosa, l'unica cosa è che tra virgolette fare una porta un po' più facile, la finitura puoi darla senza catalizzatore. Normale. Giustigatto dice: io ho rinnovato il tavolo della cucina. Valentina Bene, bene. Buonabitacola, buonasera, ci saluta. Ciao Vale, abbiamo visto la tua vetrina spettacolare, bravissima. Anche lei per chi è di Foggia e dintorni, insomma Sansevero in particolare, può andare dalla nostra Valentina a comprare naturalmente Color Chic. Solo Color Chic, una garanzia. Il nostro rivenditore di Sansevero, Foggia. Esatto, il nostro rivenditore. Giosuè Maria chiede: vorrei sapere se è successo a qualcuno una volta dipinta un'anta della cucina, se dopo dipinta perché escono le crepe dopo un po' di tempo? Dipende dal legno. Forse il legno che era molto asciutto e ha tirato. Bisogna vedere che tipo di crepe, se è del colore o di. Dipende se tu hai forzato l'asciugatura oppure no. Se hai forzato l'asciugatura col phon, potrebbe succedere che si crepa. Oppure dipende dal legno sotto, se è del legno vivo, magari non è stato passato dell'isolante. Quindi i fattori sono tantissimi. Io ora vi dico sinceramente, questa cosa non mi è successa mai e di cucine ne ho fatte parecchie, insomma, in questi anni. Anzi, la soddisfazione è stata che l'altro ieri sono tornata su una casa, vi posterò la foto la settimana prossima perché poi ci devo tornare, che avevo fatto una cucina 10 anni fa, ma 10 anni fa perché poi me l'ha detto la signora, ho detto, ma quando te l'ho fatta la cucina che non mi ricordo? Ben nel 2010, quando ancora lo shabby era anche lontano. Cioè, non ha fatto una piega. Oddio, ha fatto l'usura nel frigo dove lo prendi tante volte e un pochino sotto al lavandino che sarebbe la normale usura anche se fosse stata di legno, perché poi ne ha un'altra di legno e gli ha fatto la stessa cosa. Quindi, naturalmente voi la pitturate e non è che è una cosa eterna, è una cosa che comunque ha l'usura normale degli anni. La normale usura di qualsiasi prodotto. Come se voi fate le cose per l'esterno, voglio dire, stando all'esterno. Ci può stare che abbia l'usura dell'esterno. Gloria Vallesi, non è meglio farlo a rullo quando è così liscia? Io non lo gradisco, diciamo che è un po' la corrente di pensiero, però di logica voi credete che facendolo a rullo fate prima? No,
Non fate prima perché ci vuole più tempo a coprire e consumate più si vernice, consuma molta molta più più vernice. vernice. Quindi non vi fate ingannare perché è vero, tu col rullo sembra più facile, ma metti il rullo, prendi la vernice, scarica il rullo, metti il rullo, prendi la vernice, devi aspettare che asciuga, ripassare il rullo. Insomma, la cosa è molto più lunga. E poi, sinceramente, a me il pinticchiato del rullo non mi piace molto. Mentre col pennello, comunque, quando io ho finito tutto il lavoro, le pennellate e quant'altro, siccome la nostra è una vernice molto gessosa, rimane la bella striatura del pennello che sembrano quasi le venature del legno. Se non vi piacciono queste striature del pennello, perché qualcuno mi dice, ma a me piace più liscia possibile, ok, si può fare. Dopo che avete passato 2/3 mani, dipende da come avete la mano voi, di colore, prendete la carta vetrata e carteggiate, carteggiate fino ad ottenere una superficie molto molto liscia. Grazie. Claudio Tiziana, grazie, aspettavo un tutorial così, bravissimo. Adesso asciugo. Io Giovanna Di qui. Bari chiede, ma se una cugina di ciliegio, che copertura ha? Mi sa che il ciliegio più o meno è il colore di questo qui. In teoria con due mani riesce a coprire, però ecco, per esempio io qui stasera non avendo rispettato tanti tempi di asciugatura e facendo il tutorial mentre parlo e guardo, mi sto accorgendo che tipo ci sono alcuni punti che sicuramente dovrò ripassare. Magari a casa prestate più attenzione, però quando vi dico passate 2/3 significa la terza mano. Andrete a ripassarlo dove, per esempio, qui in alcuni punti non ci sono proprio arrivata col Diciamo dei pennello. ritocchi. Dei ritocchi. E la terza mano vi consiglio di mettere un pochino d'acqua, se fosse così, riuscite a stenderla meglio. Mara Pastore, scusa, ma vorrei sapere quando usare l'isolante. Adesso vi sto preparando una bella cosa per farvi capire. L'isolante va utilizzato sempre, sempre, sempre nei mobili Chippenthal. Sapete quali sono i mobili Chippenthal? Sono quelli con tutti i piedi ricciolosi anni 50. Camere, comò, le sale, perché venivano finiti a olio e quindi hanno l'olio dentro. Nei mobili vecchi. Vecchi intendo comò delle nonne e quant'altro perché sicuramente hanno il tannino dentro e sicuramente è stato finito con olio paglierino. In alcune cucine non è sempre regola, Soprattutto la noce, soprattutto l'impellicciato. noce impellicciato, che ne so, qui potrebbe succedere che mi esce il tannino da sotto, ok? Quindi negli angoli. Dove sono le giunture? Stasera ho valutato che non mi serviva il tannino, ma magari dopo la prima anta vedo che mi Non ti serve. serviva l'isolante? Isolante, ecco, comincio a perdere colpi. Sono le 9:30 e comincio a perdere Lucia colpi. Colò dice, ma il fascino lo dà proprio l'imperfetto, parla del pennello e il rullo. Infatti io non amo, chi mi conosce lo sa che io non amo le cose perfette e dico sempre un fatto male con logica. Paola Pompei, proprio quello che mi serviva, ti fa un applauso. Grazie Paola. Ok, qui se vuoi inquadrare mi sono venute le crepe. Tiziana Virgulti dice, scusa Francesco, ho confuso intorno, hai passato il colore? Ho confuso? Hai passato il colore e non è riuscito a vedere. Sì, ho passato il colore. Adesso abbiamo dato due mani di colore. Allora, vi volevo far vedere qui, siccome io mentre parlavo ho fatto, non so se si vede, però mi diciamo che mi piace. Qui ci sono delle crepe, ho messo un'abbondante quantità di colore, ho forzato l'asciugatura, sono andata troppo vicino e si è crepato. Spesso e volentieri questo lo faccio apposta. In questo momento non lo volevo, però poi no, non importa. Questo perché ho asciugato con un fono e mi sono avvicinata troppo. Allora, Hai se forzato ho l'asciugatura. forzato l'asciugatura, siccome ci sono dei punti in cui mi sono accorta che non sono passata perché parlando con voi e facendo il tutorial, mi vado ad accompagnare tutti i pezzi dove non ho fatto il colore e ho bagnato il pennello in questo caso, così è come se ho il colore più diluito. Laura LK, grazie Francesca, mi serviva un ripasso.
Avete visto come vi ho letto nel pensiero stasera? Mi sono anche truccata questa sera, non so se rendo l'idea. Poi da domani inizio la dieta, quindi vedrete, al prossimo tutorial sarò magra come una sardina. Sì. Poi se vado in Puglia, in vacanza, se vinco il premio, perché il premio non ho capito, lo vinco io o lo vincono loro? Nel senso, cioè io il weekend vado tipo in Sicilia perché l'ho vinto io, vado a... dov'è che sta Teresa? Torre Labillo. Torre Labillo, perché l'ho vinto io e quindi già mi sento in vacanza, per andare in vacanza Laura devo... LK, infatti sei super. Grazie. Scusate, mi sto riprendendo dopo il coronavirus, tutti quei pacchi che abbiamo spedito. E poi comunque, cioè, Giacomo, diciamolo, ma grazie, perché io credevo, vabbè, dopo il coronavirus sarà un pochino tutto più tranquillo, e invece no, invece continua la cosa e sono gratificata, vi ringrazio tantissimo perché... Tantissimi stanno venendo qui a portarci mobili da restaurare, delle cose stupende che così posso sviluppare la mia creatività e quindi grazie. Asciugo di Giovanna nuovo. Di Bari, scusa, siccome sono entrata in ritardo, ma prima del colore hai carteggiato? No, non ho carteggiato, ho sgrassato bene perché la nostra vernice non serve carteggiare, non serve mettere fondo. Ok, la nostra vernice la trovate sul sito www.colochicverniceshabby.it e iniziamo a dire la promo? No, ancora no. Possiamo. La promo comunque no, è il colore della settimana, brava Teresa, è Santorini. E quindi ho vinto il weekend a Torre Lapillo. Bene, prossimo weekend, ciaone Giacomo, appena aprono le frontiere, ciao. Speriamo che ne vinci molti di questi premi. Ma voi ci credete a quello che dice? Lo voglio vedere, guarda. Guardate già che fettone vedere l'anta chiara da marrone. Cacchio, non abbiamo fatto la foto del prima. Amen. Caterina Ficarra, sei unica, grande artista, trucco e anche cappello stupendo. Giovanna Di Bari ti ringrazia, grazie mille. Ma grazie a voi. Ok, mo basta, eh. Soprattutto negli angoli, ok? Negli angoli capita che voi tirate col pennello e non ci passate, però. Quel barattolo non fate confusione che è uno yogurt, è per l'acqua. Esatto, sono gli yogurt che mangio io e che tengo per mettere l'acqua che sono comodissimi. Ok, diciamo che più o meno ci siamo. Adesso qualche punto è asciutto, qualche punto no, però. Poi, se volete una cucina che sia total white, quindi completamente bianca, dovete assolutamente, quando fate il bianco sul marrone, ripassare anche dove vedete delle spennellate un po' date male. Se invece, come a me, andrete a mettere la cera invecchiante, non importa se vedete qualche sfumatura di marrone sotto. Ok, adesso che cosa voglio fare Nina io? Rani dice, parli per favore del pennello? Non so cosa voglia dire. Questi? Abbiamo il pennello 50 e il pennello 30. Il pennello 50 è per la superficie più grande, il pennello 30 per la superficie piccola. Sono setole sintetiche e naturalmente lo trovate sul nostro sito www.colochicverniceshabby. Sono tutti testati da me, non perdono peli, durano tantissimo perché se considerate che io li uso in laboratorio tutti i giorni, cambiamo colore, li lascio senza lavare perché sono un po' distratta, li uso durante i corsi. Chi li ha provati di voi può darmi conferma, durano C'è tantissimo. anche la misura più grande da C'è anche la 60. misura più grande, ma non è ancora caricata sul sito quella perché comunque... grazie Giacomo perché devo comunicarlo al grafico, va bene.
E arrivato fino a qua voglio fare la cementina, questo qui con piccoline da 6, la voglio fare nella parte centrale, perché magari, che ne so, questo lo utilizzerò come appendiabiti forse. E che cosa vi dico sempre? Allora, la prima cosa che faccio io velocemente è prendermi almeno la metà, perché se no, Laura occhio. Zandonò, ciao a tutti, sono arrivata ora, che mi sono persa? Stiamo recuperando un'anta di una cucina. Esatto. Allora, 28, 29 diviso 2, suggerimenti, 14 grazie. e mezzo. Grazie. 14 e mezzo. Gli artisti non sono bravi in matematica, anche se io all'esame Forse, di mi maturità sono l'ho. sbagliato. 29, 30. No, 14 e mezzo e 14 e mezzo fa 29. Giusto. Giusto, Giacomo. Mi prendo la metà. Anche se dicevo all'esame di maturità ho dovuto portare matematica e sono stata anche la prima di tutta la scuola. Aiuto. Cioè io mi ricordo più come incubo l'esame di maturità, non so voi, piuttosto che la laurea. Ecco. Allora, preso le Simonetta misure. Vitali dice, è vero, sono ottimi. Esatto. Allora, prendo lo stencil che se non sbaglio dovrebbe essere o il 43 o il 44, non ricordo bene, comunque dopo vi metto il link. Queste sono le cementine, quelle piccoline, e sono già messe da 6. Che cosa si fa adesso? Si mette la colla riposizionabile. Aspettiamo un attimino. In teoria per la colla bisognerebbe aspettare 5-10 minuti, però noi Però non non abbiamo abbastanza tempo, quindi. abbiamo abbastanza tempo e quindi niente, lo mettiamo subito. Ecco, io mi sono presa la metà, quindi più o meno. Ecco qui. Me lo attacco. Ora il colore non mi serve più, lo giro. Quindi con il colore Santorini, rullo. Rullo di tamburi, ta 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 ta, colore. Colore, colore, colore. Mettiamo il colore qui. Rullo. Il cameraman non c'è, non mi sta inquadrando. Scaricare bene il rullo. Scaricare bene significa scaricare bene, ok? Significa scaricare bene. E via, andiamo. Meglio ripassare più volte, non fate pressione. O meglio, la giusta pressione. La giusta pressione, non fate pressione nel senso che se voi andate a spingere è normale che vi faccia o una macchia più intensa oppure vi può passare sotto il colore. Questo è piccolo, quindi ci vuole anche un po', eh. Magari faccio metà anta o la faccio tutta, già, come dici? Vediamo come procede. Quindi per Caterina da Milano, che non mi ricordo il cognome, questo è proprio il tuo di tutorial, perché nel bagno devi fare esattamente quello che ho fatto vedere qua. Quindi io l'ho fatto vedere per la cucina, ma se voi lo fate in un mobile del bagno, il procedimento è uguale, identico. Maria Scienzi dice il rullo per lo stencil è il top. Marina, infatti, perché lei l'altra volta mi ha detto: ma com'è che col tampone mi passa sotto il colore? E io gli ho detto: ma usi il rullo? Lei: no, il trucco c'è. Perché se tu fai col rullo, non ti Cristina dico. Munaretto dice, no, aspetta che mi è passato, sì. Ah, eccolo, Cristina Munaretto, potentissima la colla. L'ho provata su un vecchio stencil di cartone, dopo una settimana ancora appiccica.
Sì, infatti, anche quando li lavate riappiccica. Io li lavo in continuazione, ma in realtà questo c'era già un po' di colla dietro, quindi. La colla serve per fare la sovrapposizione. Serve anche perché adesso vi farò vedere che lo stencil non si è sporcato e quindi lo posso riposizionare. Amina, non so se sei ancora collegata. Ti ricordi quando tu mi dicevi, oddio, ma io sono stata ogni volta a lavarlo? Invece se tu c'hai la colla, non lo sai lavare ogni volta, lo lavi a fine lavoro. Cioè, immaginate voi se magari io che devo fare una parete mega galattica mi metto a lavare lo stencil ogni volta. No. La colla, ci sono due trucchi per la buona riuscita di uno stencil. La colla e il rullo. E naturalmente i colori che devono essere top. Ok, mamma mia, che ansia! Che ansia che ho, che ansia che ho. E voilà! Le je sont fait! Allora, adesso voi non lo riuscite a vedere, però dietro lo stencil non è sporco. Quindi io procedo, continuo a mettermelo qui, esattamente qui. Ok, quindi mi faccio questa striscia a metà col Santorini che è fantastico e la promo della settimana ve la sto dicendo. Se nell'ordine che fate online ci sarà almeno 1 chilo di Santorini, noi vi metteremo in omaggio la pasta rilievo, che serve ugualmente, ve l'ho fatta già vedere come si utilizza, anche per fare le cementine. Ve le ricordate? Queste sono bellissime, fatte rilievo. Qui ci ho fatto un quadretto con la pasta rilievo e quindi con 1 chilo di Santorini, voi basta che lo mettete nell'ordine e noi vi regaliamo la pasta rilievo. Quindi a voi la Teresa, scelta. buonasera. Allora ho vinto con il Santorini, non potevo scriverlo prima. La vacanza deve essere con me. Bene, ci sto. Mo sai le risate. Ma chi ci vede per la prima volta, che pensa? Cioè, voi dovete capire che quelle che scrivono tipo Teresa è di Bari, quindi non è che tu dici, cioè siamo diventate amiche. Per la vernice, vero Terry? Teresa, vengo anch'io, mi noleggi una bella barchetta, anche piccola, per andare a pesca e voi potete fare tutto il giorno quello che volete. Io sto in mezzo al mare da solo. Bene, Teresa, allora ce lo portiamo. Anzi, la barca la lasciamo là in mezzo. E quindi io dico che cioè, veramente bello le amicizie che si sono create, i corsi. Teresa ha Veramente, fatto in tutta Italia abbiamo fatto belle belle amicizie. amicizie, cioè dove va è come, io sono come i marinai, no? Come si dice, posto che vai, com'è? Lasci, beh, i marinai fanno altro, però vabbè, io innanzitutto, vabbè, mangio perché tutti i posti e vado a Bari e mi portano a cena e vado a Roma e mi portano a cena e vado a Bergamo e mi portano a cena, insomma, a San Severo, mangiato benissimo, quindi ogni posto assolutamente. Quindi magari qualcuno dice, ma Paola come? Pompei dice, ma l'offerta vale anche acquistando il negozio? Certo. L'offerta vale anche acquistando in negozio o online. Paola, guarda bene che ti spetta il tuo lavoro, questo tutorial è per te. Giacomo, rinnoviamo la nostra cucina, che dici tu? Ci penso Se proprio. vuoi, rinnovi la nostra cucina. Sì, quando? La notte vado a dormire e rinnovo la cucina. Ok. Teresa dice i panzerotti miei mancano ancora. Sì, però Teresa ha fatto la sua parte perché mi ha portato le cose da Bari fino a Bergamo con l'aereo in fiera, quindi ho detto tutto, a Napoli, lasciamo perdere, che mi ha viziata per bene, devo Laura dirla. Zandonà, perché siete belli voi.
Paolo Pompei, infatti, cambio colore. Cambi colore? Allora, qui adesso non ho fatto bene i conti con la sorte, non mi capita giusta, però chi se ne importa. Ok. Caterina Ficarra dice: Francesca, quindi quello che stai facendo è quello che dovrò fare anche sul tavolo o lì sono gementine a rilievo? No, 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 devi fare questo. Le cementine a rilievo, un altro discorso, non vanno bene per un tavolo perché ti fanno proprio il rilievo e poi cadono le cose. Questo è esattamente quello che devi fare tu, però le tue cementine sono più grandi di queste, quindi tu prima dovrai fare la griglia e poi dopo vai a fare questo lavoro. Diciamo che questo è quello che devi fare sul bagno, nel senso a parte i decori, gli stencil e quant'altro, ti faccio vedere adesso che andiamo a dare la finitura così capirai come dare la finitura. Mi sa d'estate, quest'anta che stiamo facendo è veramente carina, già ho l'idea della fine che gli farò fare. Maria Pastore viene ad Andrea, ti farò mangiare anch'io benissimo. Vedete che io semino per venire a Un mangiare? minuto fa parlava di dieta. Vabbè, ma cioè, io quando hanno fatto la copertina del mini book adesso, gli ho detto: ma scusa, ma perché non mi hai ritoccato un po'? Mi hai fatto un po' più magra? Ha detto: no, Francesca, devi essere così, arrivi di più. Ma che arrivo di più? Ma ritoccami, no? Toglimi un po' di grasso qua, sul collo, di qua. Vabbè, comunque, prossimo tutorial una sardina sono, vedrete. Tiziana Virgulti dice: Giacomo, non le dà il retta, andiamo al mare. Io vado in giro per l'Italia. Sì, Lucia Colò, che meraviglia. Poi Santorino è il mio colore preferito. Santorini è stupendo. E la pasta a rilievo, Lucia, com'è? Tu che lei, Lucia, usa tantissimo, proprio lo vedete che pubblica tantissimo la pasta a rilievo. Grazie, buonasera, dice, e tu e William mi avete portato a mangiare i tortelli di zucca buonissimi. È vero, siamo divertiti tantissimo quella sera. Oh, durante il giorno William sta qua e ti saluta Teresa. Comunque, va bene, siamo giunti a destinazione, bene o male, l'abbiamo fatto. Ecco qua. Anna Gambini mi saluta che dice che è in ritardo. Ciao Annina. Allora, quindi, metto sotto tutto quello che non mi serve più. Ok? Facciamogli vedere intanto lo stencil. Manuela Porsi dice che il catalizzatore è la mia passione e fa una faccia triste. È ora, Manu, ci siamo. Allora, vedete che mi è venuto molto bene. Devo dire che ho lasciato queste sfumature apposta. Poi, se uno lo vuole proprio perfetto, insiste un pochino di più. Però, come vedete, ho riposizionato lo stencil sempre senza lavarlo, non ho sbavato e nient'altro. Quindi adesso ho un'asciugatina veloce con il phon, poi passiamo alla carteggiatura e finitura. Secondo me questo tutorial lo poteva fare Simonetta Vitale. O no, che dici Giacomo? Infatti potevo invitarla questa sera in diretta. Oh. Esatto. Chi è che vuole intervenire che facciamo una diretta collegata? Perché lo sai che si possono invitare, Teresa, buonasera, dice davvero, quando volete fatemi una videochiamata, mi mancate. sì. Va bene, domani te la facciamo. Ovviamente domani se riuscite a trovare un minuto perché la giornata è molto. Domani è impegnativissima, Dio mio. Ok. A parte che ultimamente tutte le giornate sono molto Infatti, piene. lasciamo perdere questo argomento. Però io ci sarò sempre per voi. Non vi mollo, cioè vi stresserò fino alla fine, fino a che mi direte basta con i tutorial, non ti vogliamo vedere più. Allora, adesso passiamo alla carteggiatura. Se volete proprio liscio liscio dovete insistere un po' di più. Io la farò anche un pochino shabby, quindi probabilmente negli angoli lo scopro un pochino. Leggero, capito? Quando vi dico leggero dovete andare leggeri.
Vedete, quando avete non so se l'ho detto già prima, ve lo ripeto, quando avete la bugna alla cucina, dentro, sempre da questo verso, la bugna esterna, dritto, poi girate e poi tornate su, quindi seguite il legno. Adesso arriva il bello. Teresa dice, ma per carità, io ti voglio sempre con i tutorial, mi rilassi. Io invece non guardo più i tutorial degli altri perché mi stressano, no, non sto scherzando. Però ho capito una cosa, che mi trovo molto bene a fare i tutorial con Giacomo, perché quando mi scordo qualcosa mi suggerisce e quindi gli ho detto: Giacomo, non mi mollare, rimani accanto a me sui tutorial. Ok, ci siamo. E quindi, siccome lui, siccome chi, non so se tutti lo sapete, fa un altro lavoro, un po' come il Di Marco giorno. di giorno, un po' come il Marco di Benedetta, no? Che si trova bene col marito, e così anch'io mi trovo bene col marito. Adesso Giacomo sta facendo che me lo aspira, così non faccio polveroni, con l'aspirapolvere. Quindi a casa potete aspirare con l'aspirapolvere e poi magari con una spugnetta umida raccogliere la polvere. Vai! Ok, allora unitevi di una bilancia. Diciamo che adesso io faccio le Marcella proporzioni. Valentini, poi lo metti sul sito il video che lo guardiamo in ritardi. Sì, lo ritrovi sulla pagina. Adesso lo faccio al contrario, anche la bilancia, così giusto per. Ah, mannaggia, mi serve un barattolino per pesare prendimi quello della ricotta. Quindi per dirvi che anche voi potete utilizzare qualsiasi. Allora, adesso dovete prendere un barattolo vuoto. Un barattolo vuoto, il catalizzatore, una bilancia e la finitura. Sapete i dolci, no? Come vi dicono? 50 grammi di farina, 30 grammi di latte, ecco, adesso siamo arrivati È a quel molto più punto. semplice. Molto più semplice. Giacomo, a quest'ora non ho più le forze, se me lo puoi aprire, grazie. Prendo anche questo pennello. Rinaldi Angela, dalla serie non si butta via niente. Esatto. Scusa, qui c'ho ancora un po' di polvere, non ci arrivo. Dimmi che. Se mi dai una spruzzata con, perché vedi che c'è ancora polvere. Ok. Mi dà una spruzzatina. Ricordati che se devi parlare non hai più il microfono. Perfetto. Allora, con la vostra bilancia azzeriamo. Mettiamo il contenitore, mettiamo la tara. Quanti ne preparo per questa? 30 grammi. 30 grammi sono anche tanti, però meno, facciamo 20 grammi. Allora, la proporzione della finitura con il catalizzatore è 1 a 10. Significa che se avete 100 grammi di finitura, dovete mettere 10 grammi di catalizzatore.
Vi ricordo, se fate una cucina grande, preparatene 100 grammi alla volta e così vi rendete conto quanta ve ne serve e quanto ancora ne dovete preparare. Perché una volta che è preparata, ciaone, cioè la buttate perché il catalizzatore fa indurire velocemente, avete un'oretta, un'oretta e mezza di utilizzo e la fa diventare bella dura, quindi bella resistente. Diffidate da chi vi fa utilizzare finiture senza catalizzatore, credetemi, diffidate da chi, Soprattutto per le cucine, i tavoli. soprattutto per le cucine, tavoli da cucina, pavimenti, bagni e quant'altro, perché noi usiamo prodotti professionali, in primis li uso io come laboratorio di restauro e se prestate attenzione a quello che vi dico io, viene un lavoro finito eccezionale, professionale, quindi diffidate a chi vi dice no, ma metti quella finita. No, io quando mi scrivono e dice ma io uso la finitura senza catalizzatore è uguale. No, non è uguale, non è uguale, perché poi quando voi fra 2 o 3 anni vi si è rovinata, vi si è sporcata, vi si è unta e quant'altro, mi venite a dire Francesca, perché la cucina si è rovinata? Perché non hai usato il catalizzatore. Ok? Allora, Simona Amadori dice: a cosa serve il catalizzatore? Beh, l'ho appena finito di spiegare, quindi credo Ok. che... Ecco. Ma l'avevi aperto, Giacomo, No, scusa. ti ho detto che mancava quello, ma Ah. hai chiesto un'altra cosa di fare. No, perché non ce la faccio con le mani stasera. Quindi io adesso mi si è già tolta la tara, ripetiamo. Io me ne preparo 20 grammi perché ho solo un'anta. Barattolo, sta Carla inquadrando, Giacomo. Bionti dice: una curiosità da profana, visto che in cucina si cucina, poi come si può pulire o sgrassare soprattutto sportelli vicino al forno e fornelli? Grazie, siete bravissimi. Lo sto spiegando, infatti l'ho appena finito di spiegare. Diamo la finitura col catalizzatore proprio perché se uno va con i prodotti riesce a pulirlo. Perché se tu, ma mettiamo che uno segue le regole dello sciabile e la finisce con la cera che è naturale, prima o poi la cera assorbe perché il poro rimane aperto e quindi il grasso va sotto. Invece, con la finitura per le cucine vi consiglio due È mani, quasi è obbligatorio, quasi due obbligatorio perché comunque la prima mano la date, sicuramente qualche poro rimane aperto, date anche la seconda così chiudete tutti i pori, sempre perché il grasso, l'olio è micidiale, può penetrare dentro i pori. Gloria Vasselli chiede: si può ingiallire? No. Come tutte le cose, questa È testata per è una un. finitura professionale, quindi non si ingiallisce, rimane nel tempo. Non è un flatting, quindi nulla. È una finitura professionale. Ricordatevi questo, professionale. Quindi diffidate dalle imitazioni e diffidate da chi non vi fa usare il catalizzatore, ok? A me, sinceramente, vi dico che non me ne viene niente, perché tra virgolette, vendervi la finitura, vendervi la finitura col catalizzatore per me è quasi meglio vendervela senza, perché ogni volta vi devo stare a spiegare come si usa, però io ci tengo che i vostri lavori siano fatti perfetti. Comunque, basta, bando alle ciance che qui è 3 volte che faccio la tara. Allora, peso il barattolo, poi adesso vi rispondo dopo se mi fate le domande, se no ci perdiamo. Faccio tara, metto 20 grammi, se ce la faccio. 32, ok, mo non è che dovete essere super precisi. 34, tara 34, quindi sarebbero 3 grammi e mezzi, 4 grammi. Facciamo Sì. 3 grammi e qualcosa. Ecco, altro goccio e via. Ok. Fatto ciò, dopo vi dico come lavare il pennello, fatto ciò, togliamo la bilancia e vi faccio vedere, dentro lo trovate così, mescolate, lo stai inquadrando? Ok, mescolate bene, bene, deve diventare biancastra. Mescolate bene, bene, bene. Ok,
nostra finitura è pronta, quindi Manu non è così difficile. E andiamo a darla semplicemente col pennello, come se fosse una normale finitura opaca. L'unica cosa che vi dico, dovete prepararne poca perché sennò non potete riutilizzarla. Mi raccomando, togliete bene la polvere, perché se non togliete bene la polvere vi potrebbe fare delle bollicine. Cinzia Gigante dice: Francesca, i pennelli che utilizzo con la finitura mi rimangono le setole dure anche se lavo con il tuo prodotto. E la finitura è un prodotto molto rigido, quando si asciuga bisogna lavarli sempre con acqua fredda e dargli, quando si lava con il pennello della finitura, dargli due, anche tre mani fino a che non vedi che sia andata totalmente via, perché quando si asciuga dopo si indurisce. E soprattutto dovete dargli anche un po' di sapone per far ammorbidire le setole, ma la cosa importante è l'acqua fredda, perché se voi il pennello che utilizzate con la finitura ci mettete l'acqua calda, questo ve lo dico sempre, il pennello si indurisce subito e le setole diventano durissime. Ok? Adesso non lo so se la riusciremo ad asciugare con il phon. Comunque, voi date due mani di questo sulla cucina, sempre. Teresa Venditti: è fantastico il catalizzatore. Ho fatto la cucina dallo scorso autunno. È intatta e si pulisce benissimo. No, oh, grazie Teresa. No, ma io, cioè, dico sempre che può succedere, perché magari io in un punto uno ha dato della finitura un po' meno, ma succede anche a me. Invece . Susanna Chiarini dice: sul tavolo ho dato la finitura, ma dopo si è spellato. Dove ho sbagliato? Ma ha usato la finitura catalizzata? La finitura dovrebbe per aver esterno? Usato la catalizzata, ma forse ci hai appoggiato una pentola calda? Allora potrebbe essere che se ci hai appoggiato una pentola calda, come tutti i tavoli quando appoggiate le pentole calde, si è spellato. Oppure bisogna vedere, forse un eccesso di tannino sotto può alzare, bisognerebbe vederlo ad occhio. Esatto. Cinzia Gigante dice: ecco lo sbaglio, acqua calda. C'è sempre uno sbaglio. C'è sempre un perché. C'è sempre un perché. Ma anch'io lo sbaglio dell'acqua calda l'ho fatto parecchie volte, perché d'istinto uno pensa che l'acqua calda pulisce meglio, invece in questo stiamo caso parlando di finitura catalizzata. Se non è catalizzata va bene l'acqua calda. Fagli usare sempre l'acqua fredda, che l'acqua fredda che si confondono le mie. Così non si sbagliano. Le mie ragazze. Ok, più o meno lo penso di averla data dappertutto. Poi tutti mi chiedete: ok, ma se do la finitura come faccio a passare la cera invecchiante? Ora, quindi o passate la cera, o passate la finitura, o passate la finitura catalizzata, o passate la finitura per esterno, ma la cera invecchiante si dà sempre alla fine. Io sto cercando di tirarvela. Una piccola parentesi: la finitura catalizzata non asciugatela col phon, lasciatela asciugare naturalmente. Naturalmente adesso noi che cosa facciamo? Quello che non si fa. Noi facciamo quello che non si fa, perché purtroppo questo è in velocità. In velocità. Adesso io sto cercando di tirarmela il più possibile, così posso asciugarmela col fono, ma non fatelo questo, non ripassateci. Mai asciugare la finitura catalizzata con il fono, mai. Caterina Ficarra: per la seconda mano della finitura occorre aspettare che si asciughi, immagino. Ovviamente certo, sì. Ovviamente, ma con il catalizzatore l'asciugatura è molto veloce. Diciamo che più o meno quando è finito di darla, dai la prima mano un paio d'ore e probabilmente sì, è pronta per la seconda. È bene che asciuga meglio possibile, in modo che faccia presa e vada a comunque penetrare. Io ho preparato 20 grammi, alla fine erano 32 grammi, e me ne è avanzata, perché questa comunque c'ha una buona resa, quindi tipo, ok, una cucina intera 100 grammi va bene, ma tipo per un bagno magari iniziate con
parte il bagno di Caterina è abbastanza grande, sugli 80-100 grammi. Adesso. Lucia Sara, ciao, mi sono appena collegata, ti sento con il fiatone. No, diciamo che mi senti senza voce, che è diverso. Mi sono, sono anche intrecciata, filo il microfono. Ecco. Quindi voi non lo fate, non lo fate, questo non lo fate, non lo fate. Perché vi voglio far vedere l'invecchiamento, capito? Ecco perché ve la lascio, se no potevamo averla finita qua. Non fate questa cosa che sto facendo io. Ricordiamo la promo. Con 1 chilo di Santorini avrete in omaggio la pasta rilievo. Maura Molinari è già bella così, dice. Diciamo che io adesso vicino lo vedo che non è proprio asciutto, però in profondità non è asciutto. Ah, ecco, guarda Giacomo, sai che cosa ho dimenticato? Dimentico sempre qualcosa. La cera invecchiante con la spugnetta e la paglietta. Ok, sicuramente non l'avrò passata benissimo perché per poterla asciugare ne ho data anche poca. Ok. A questo punto, quindi, questa finitura che mi è avanzata la butterò. È bella asciutta non tanto, negli angoli no, però intanto ve la faccio vedere. Adesso io vado a dare la cera invecchiante nella parte centrale e basta. E poi è finito. Però diciamo che se volete, qui è finita. Se invece non volete, Giacomo, non so se state scrivendo, mi sta prendendo le ultime cose, mi sono scordata, e altrimenti potete comunque dare la cera invecchiante. Ok, vai, tutto sporco. Noi facciamo finta che abbiamo dato due mani di finitura. Noi abbiamo dato 2 mani, voi, shh, ho un segreto, non ditelo a nessuno. Abbiamo dato 2 mani e la seconda mano sono già passate 24 ore. Ah, ecco, importantissimo, prima di andare a fare l'invecchiamento, far passare quasi 24 ore, in modo che la finitura diventa bella resistente. Ecco, voi fate finta che siano passate 24 ore e che noi ne abbiamo date Gioia due. Vesprini, bella, cos'è Franci? È un'ante di una cucina e abbiamo stasera spiegato come recuperare le vostre cucine. Rinaldi Angela, quindi la cera va data dopo la finitura e non prima. Assolutamente sì. Dopo la finitura. Mo, qui intorno sarà asciutto. Beh. Io sto andando molto delicata, eh. In questo caso la finitura va a sostituire la cera neutra del mobile d'arredamento. Esatto. Poi dopo vi dirò, qui adesso ci sono dei punti dove non era asciutta e dove non ero neanche passata bene, ma perché ve l'ho detto che lo dà. Sono questi punti qua.
Però siccome è sciabbia, a me piace così e ce lo lascio. Poi passiamo la pagliettina. Qui è tutto super asciutto. In tal caso, se volete una cucina un po' invecchiata, se non la volete invecchiata, sarà già finita prima. E io l'invecchiamento me lo aggiusterò poi domani, perché adesso non è il caso. Ok. Romina Lombardi, favolosa, complimenti. Ok, fate finta che questo sia un cassettone sotto da cucina e io l'ho finito così. Ah, possiamo fargli vedere com'era? Era così per chi si è collegato ora, è diventato così. Quindi vi ricordo che tutti i prodotti li trovate sul mio sito www.coloscicodenicesciabbi.it, che la promo della settimana è il color Santorini. Se voi mettete 1 chilo di Santorini nell'ordine, noi vi metteremo nel pacco. La pasta a rilievo. La pasta rilievo, tutti i prodotti poi che ho usato oggi vi metto il link e il mio mini libro. Mi devo sbrigare ad andare a lavare il pennello, la finitura, se no si secca e lo butto. Ve lo ricordo. E il mio mini ebook lo trovate sul mio sito o sul sito della casa editrice, che ho già pubblicato qualche giorno fa, ma ve lo ripubblico domani. Per stasera è tutto, io mi sto Giovanna Lamari, bellissima, ma non la porsi, fai i cuoricini. mi sto spegnendo e quindi Mara Tamburrini, che meraviglia, ma quanto sei brava. Wow, bellissima, Anna Gambini. Brava Franci. vi auguro una buonanotte, 1 ora di tutorial penso che ci può stare, può bastare. Il letto mi aspetta, mi sta chiamando Franci. Stanno Grazie, dicendo tutti che è bellissima. grazie mille. Beh, dobbiamo dire che questo è l'ispirazione, ce l'ha data un po' Simonetta con la sua cucina, che... e poi lei ha pitturato anche le piastrelle dietro, quindi ricordatevi che potete anche rinnovare le piastrelle della vostra cucina sempre con la stessa tecnica. E magari nelle piastrelle a volte io ho dato anche 3 mani di finitura catalizzata per sicurezza. Stanno dicendo tutti è stupenda, bello. Bene, allora, visto che è stupenda, visto che il tutorial vi è piaciuto, Moltissimi complimenti. io sai che vi dico che mi vago a dormire in dialetto. Sapete che significa mi vago a dormire? Significa vado a letto in dialetto. Fa pure rima. Vago a dormire, vado a letto in dialetto. Bene, ragazze, vi saluto, vi do una buonanotte, grazie di esserci, grazie di seguirci, è sempre un piacere stare qui con voi e finire la giornata con voi. Sicuramente la prossima settimana non sappiamo quando faremo il tutorial, perché Giacomo ha il turno di pomeriggio e quindi smette alle 9, non credo che faremo il tutorial alle 10 di sera, anche no, quindi probabilmente andrà a finire al sabato oppure vi faremo sapere, ok? Intanto vi ringrazio e seguiteci perché ci sono tante novità in arrivo e appena saranno pronte le pubblichiamo. Ciao e buonanotte! Ciao, buonanotte a tutti.